French Dreams scrive: fa il video una tipica giornata su Fortnite. Ok, ho un paio di idee. Avvii Fortnite e il caricamento dura tipo 3 anni e mezzo. Quando finalmente si è avviato, premi Start e ci vorrà un altro annetto per avviare il gioco. Avviamo Battle Royale, altro caricamento. Ah, e finalmente siamo in lobby. Ok, diamo una controllatina. Mio armadietto che non vi farò mai vedere. L'item shop in cui, ragazzi, ovviamente dovete inserire il codice creatore forte. Mi raccomando, ragazzi, fatelo. Così, esattamente così. Poi accettate. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok, direi di avviare una partita in solo, ragazzi. Vediamo come ce la caviamo. Altro caricamento. E finalmente siamo in lobby. Lendiamo sull'Easy. Più o meno. Troviamo ovviamente armi completamente inutili dalle chest. Che bello. Eh sì, vabbè. Tutto nella norma, ragazzi. Continuiamo a trovare armi inutili all'interno delle chest. Poi sfondiamo un muro. E non si sfonda. Che bello. Altra chest. Ovviamente un'arma che già avevo trovato, anche se vabbè, un piccolo upgrade non fa male a nessuno. Ovviamente ci sparano anche da altre parti. Scappiamo. Wow, finalmente troviamo un M4. Quando è passato più o meno 1 minuto e mezzo. Oh, ok, la smetto, sto zitto, va bene. Cominciamo a costruire, ragazzi. Pronti ad affrontare questo game. Cavolo, lui ci ha visto. Sa che siamo lì. Cavolo, si è messo per guardarci. E ora che facciamo? Attenzione, headshotino. Ha fatto male. Ok, questa cosa non è propriamente andata come volevo. Bello. Però ho giocato uno schifo, tipo 3 di vita. Comunque, ragazzi, fai la tua prima kill in game. Ah, finalmente delle bende, possiamo curarci. Perfetto, ora che ci siamo ripresi possiamo continuare. E beh, è proprio una tipica giornata su Fortnite, ragazzi. Ecco, tutto tornato nella norma, ecco. Ecco esattamente, ragazzi. Tutto tornato come avrebbe dovuto. Perfetto. Ottimo. Altro caricamento. Adocchi la tua arma, stupenda. Attualmente, che ti permette di far vincere il game. Che ti potrebbe far vincere, non so neanche cosa ho detto in italiano. Comunque, attenzione. C'è un bombardamento dall'alto. Lui prova a eliminarti, ma tu ci riesci. Tanti, nonostante tu non riesca. Trovi la launchpad. Bella, brava, finalmente. Da quando non le vedevo. Attenzione, un altro nemico. L'ennesimo nemico. Oh, cavolo. Wow. Calmi. Beh, seconda sconfitta. Landi di nuovo e cambia ancora zona. Stavolta, Holy Edges. Questa è quella buona. Ti dici che questa è quella che ti porterà alla vittoria. Quindi Landy, pieno di te. Senti i nemici. Lanci delle granate per vedere se riesci a eliminare qualcuno. Anche se non colpirai assolutamente nessuno, dato che le lanciate uno schifo. Esatto, è proprio quello che intendevo. Oh, ma. Altro caricamento. Oh, sì, questa è quella buona. Ci andiamo di nuovo, ma stavolta a Frenzy Farm. Ok, ragazzi, siamo pronti. Scendiamo. Questa volta. Oh sì, questa volta non ci lasceremo sfuggire neanch'io che cosa. Vabbè, comunque, siamo carichissimi. Senti i nemici intorno a te. Chiudi come un vero e proprio player sa fare. E richiudi per sicurezza, perché tanto ti arriveranno comunque addosso. Sistemi l'inventario, ecco sì. Sai che puoi vincere. Oh sì, se lo sai. Non sai neanche più modificare intanto. Cavolo, senti i nemici intorno a te. Sul tetto, ovunque. Nel dubbio per prendere la chat sfondi. E stai attento a un nemico che potrebbe comparire da un secondo all'altro. Nel dubbio io chiudo, eh. Ah, lo sento, ragazzi, è proprio sul mio piano. No, sta un attimo sopra il mio piano. Cavolo, com'è incazzato questo tipo. Mamma mia, mi ha fatto malissimo, bra. Oh, ma sono su di me? No, credo di. Non lo sapevo che non erano su di me. Io ho il completo controllo della situazione. Eh sì, cavolo, ragazzi. Sento solo un tipo che evidentemente si sta facendo uno scudo. Non è una cosa bellissima, tenendo conto del fatto che è sotto di me, cavolo. Ok. Io mi lancio addosso a lui. Lui mi elimina per poco. Ma io riesco a scamparmela. Che stava a morire, raga. Cioè, veramente, queste partite fanno paura. Porca miseria. Un secondo di tregua, vi prego. Continuo a curarmi. Ignaro del destino che mi attende. Luto del legno, necessario per la partita. Pronto per build fightare, evidentemente. Cerco all'interno della casa altra cesta. Cavolo, se mi servono altre ceste. Entro nella cucina. Cavolo, non c'è proprio nulla nella cucina. Lì? No, non c'è lì neanche nulla. Non so che cavolo ho detto, che significa ciò che ho detto. Beh, non ci interessa. Vedo loot, non lootato.
Cavolo. Un medkit, mamma mia, raga, che culo. Una chest. Oh, bella fre. Volevo dire, bella fre. Ti avvicini? Ci avviciniamo. Mi avvicino a quel loot. Ormai non so neanche più in che persona sto parlando. Se me, te, voi, nostri. Cioè, veramente. Continuiamo a lootare all'interno delle chest che continuano a darci cose pressoché inutili. Dov'è sta chest? Ma che... Sta sotto? Ah, sta sotto, ok. Volevo dire, no, eccola qui. La chest che so assolutamente dove si trova. Vabbè, ok, scusa, non è che ora ti arrabbi, Lootiamo un po' di pietra intanto. Potenzi la tua arma. Sì, voglio facciamolo perché tanto, cioè, girare questa cosa non... Cavolo, mi servirebbe 150 di ferro. Vabbè, comunque, prendiamo altro legno. Come potete qui ben vedere, un esemplare di Fortune Gamer sta per essere sparato e massacrato in quattro parti completamente diverse. Porca miseria, io che avevo detto, io lo sapevo, Cristo santo, che finiva male, io l'ho sempre saputo. Volevo dire, ragazzi, manteniamo la calma è l'arte dei belli, io sono bellissima. Ok, perfetto, lo vediamo lì, pronto per essere colpito, è White, ragazzi, è nostro, è proprio nostro. Io riesco a colpirlo, lui mi fa quasi entrare. L'ho quasi colpito. Calmi tutti, ragazzi. Sta uscendo. Lo so. È molto veloce, è molto veloce. Si sta curando, ragazzi. Si sarà fatto un flopper. Credo sia un flopper. Definitely a flopper. Ok, ok. Calmi tutti, calmi tutti. Mi stava quasi incastrando dentro di lui. Ma sono riuscito a evitare la sua mossa. Modificato, vediamo che fa. Mi fa entrare. Oh, cavolo, io stavo ricaricando. Bello. Ti è andato un po' malaccio, fratello mio. Ora costruisce. Oh, fra. Lo sapevo. Perché faccio così schifo? Come ho fatto a farmi eliminare da un tipo del genere? No, boh, addio. Questa c'è... Qua dobbiamo massacrare tutti. Non mi interessa. Ma mo' basta sul serio proprio. Dai, vediamo questo qui per esempio. Dai. Ah, man. Non so neanche più mirare, o sbaglio? Vabbè, uno fatto, dai. Ok, raga, mo' giochiamo seri. Mo' seri. Basta fare stupidaggini. Dai, no, raga, questa è vinta. Cioè, non mi interessa proprio. Questa la dobbiamo vincere. Comunque ho messo senza webcam, ragazzi. Giusto perché, cioè, volevo fare un effetto un po' più figo, capite? Io che parlavo, io che facevo gli scherzi. Secondo me è venuto carino, dai. Però mo dobbiamo portarci a casa il game. Non si discute proprio, ragazzi, assolutamente. Lo so che tutti vorreste vedere il mio faccione, ragazzi. Mi spiace. Niente faccione di Fortnite. Lo so che sono bellissima per voi, però... No, in questo video no. Ok, vabbè, fra, eri abbastanza sgamabile qua sotto, Comunque, va bene. Woo, man! Don't fuck with me, bro! You can't! Ma non mi fa fare l'emoticon? Perché? Volevo un po' trollare, non me lo fa fare. Cioè, il gioco mi impedisce di essere toxic. Ma perché? Ok, ragazzi, barchetta pronti per l'esplorazione di nuovi mondi. Credo sia lo stesso di prima, ragazzi. A parte che ha uno di scudo. L'ho proprio massacrato. Come non ha fatto a spararsi anche da solo, man? Scusami, cioè, boh, ok. A parte che c'ho la safe dietro, ragazzi, cavolo. Che stupido. Volevo bloccare con un muro per farlo saltare in aria con me, ma non ha funzionato. No, aspettate un attimo, prima di risalire all'esi, io qua mi devo curare. Non sia mai trovo qualcuno sull'esi, diventa un casino. Pure che perdo un po' di vita, non fa niente. Quanto leva? Leva 2. La safe quando chiuderà leverà 5. Oddio, non è una cosa bellissima, sinceramente. E infatti, mi sono fatto levare troppa vita. Mi devo fare un altro medikit, che stupido. Ragazzi, calmi. Bello, lo sapevo che sarebbe potuto andare così se mi concentravo. Bello, ok, ragazzi. Sta andando. Quello è un M4. Cioè, uno Scar, no, che è un M4. Che non è vero, non mi serviva. Vabbè, comunque, vediamoci. Raga, mi prendo il fucile di precisione. Non lo faccio mai. Ma dato che, insomma, non è che... Calmo, a dove? Sta praticamente lì. Se riesco a colpirlo, magari quando si alza, non è che mi spiace. No, vabbè, però si sta chiudendo pure la safe, quindi non è il caso. Cerchiamo di andarcene, nella speranza che non ci spari. Mi faccio pure un giro lungo, però evito di farmi colpire, no? Il problema è che qua però mi sto andando a inserire in mezzo a due nemici. Cioè, in mezzo a due zone con dei nemici, ecco. Non so cosa ho detto. Siamo 5, ragazzi, c'è ancora gente in giro di cui non so la posizione.
Che brutto. Woo, bello. Colpito, ragazzi, 33 shield. Cavolo. Certo che dà del filo da torcere sto tipo. 32. Ragazzi, non posso giocarmela di Skybase con sto tipo. Devo necessariamente fightare, cavolo. Come stava a finire male. Cavolo, la Skybase non è che sia così stabile, effettivamente. Cavolo, ok, ok, ragazzi. C'è il vantaggio tattico su entrambi. Guarda come cercano di farmi cadere la Skybase, guardali. Vabbè, bro, focussiamolo, ci sto, va bene, focussiamolo, dai, 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 dai. Dai, focussiamolo, vai. Vai. Poi dopo elimino anche te, non ti preoccupare. Sto solo sfruttando questo nemico a mia vantaggio, che stupido. No, 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 no. Che, questo è il karma, questo è il karma. Vedete il karma come fa male. Questo è il karma, guardate che stupido che sono stato. Cioè, veramente, avevo il vantaggio tattico per vincere il game. Faccio sta cosa, dai. Ah, annaggia a me, ragazzi. Tizio credo. Ok. Mamma mia, ragazzi, è andata. GG per noi. Tipica giornata su Fortnite, ragazzi. Proprio così.